Posizionati su un tappetino con le gambe flesse. Il movimento consiste nel flettere anteriormente la colonna con massima focalizzazione sulla contrazione del retto dell'addome, espirando quando lo contrai e inspirando nell'altra fase, da eseguire lentamente per la massima efficacia. È sufficiente che le scapole si stacchino da terra senza arrivare con il petto a toccare le ginocchia. Le mani sostengono la testa senza però che il collo intervenga a livello muscolare, con lo sforzo concentrato invece sulla zona addominale. Posizionati su un tappetino con le braccia e le gambe estese. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dell'anca, sollevando inoltre il bacino da terra, estendendo le gambe e spingendo con i piedi verso l'alto. La zona addominale sarà contratta sia a livello del retto dell'addome, sia a livello del muscolo trasverso, che aiuta in termini di stabilizzazione. Espira quando contrai e inspira nell'altra fase, da eseguire lentamente per la massima efficacia. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione, con un movimento lento, controllato e ampio per i migliori risultati. In parte interverranno anche i flessori dell'anca e il retto femorale. Posizionati a terra appoggiando le ginocchia su un tappetino, quindi afferra il labiwheel ed esegui il movimento con flessione ed estensione dell'articolazione dell'anca, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase, da eseguire lentamente per la massima efficacia. A livello muscolare interverrà tutta la zona centrale del corpo per quanto riguarda il retto dell'addome, trasverso e zona lombare. Assicurati di eseguire l'esercizio con un arco di movimento che rispetti il tuo grado di flessibilità e di forza. In parte interverrà anche la schiena, che però non è il nostro focus. Enfasi anche sul tempo sotto tensione, con un movimento lento e controllato per i migliori risultati. Con questo esercizio alleniamo in particolar modo la forza del core a livello muscolare. Afferra la barra per trazioni con una presa larga o stretta, con braccia e gambe completamente estese. L'esecuzione consiste nel toccare la barra stessa con i piedi, contraendo l'intera zona centrale del corpo a livello muscolare, espirando in questa fase per poi inspirare nella fase discendente, da eseguire lentamente per la massima efficacia. Stai attento a eseguire l'intero movimento senza cheating, ossia senza compensare un'eventuale mancanza di forza, aiutandoti con movimenti non corretti del corpo. L'esercizio deve essere fatto lentamente e in maniera controllata per i migliori risultati. Esegui il leg raise soltanto se hai la forza necessaria a livello del core in termini muscolari. Posizionati su un tappetino con gli avambracci appoggiati a terra, le gambe completamente estese e l'intera zona centrale del corpo a livello muscolare contratta. L'esecuzione consiste nel rimanere in questa posizione statica per un periodo di tempo che dipende dal tuo grado di forza e resistenza. Assicurati di respirare correttamente senza trattenere il fiato. Il plank è un ottimo esercizio per allenare il core a livello di addominali e zona lombare, e per quanto riguarda la forza e la resistenza, senza coinvolgere i flessori dell'anca, come capita invece per il crunch. Inoltre questa è la modalità migliore per allenare gli addominali, visto che la funzione principale di questi è proprio quella di stabilizzazione. Posizionati su un tappetino con i piedi fissati sotto due manubri, le ginocchia flesse e le braccia mantenute a livello del petto. Il movimento consiste nel flettere anteriormente la colonna, portando il petto verso la ginocchia, contraendo il retto dell'addome, espirando in questa fase per poi inspirare nella fase discendente, da eseguire lentamente per la massima efficacia. Assicurati che il collo non intervenga a livello muscolare. Enfasi anche sul tempo sotto tensione, con un movimento lento e controllato per i migliori risultati. Posizionati su un tappetino con le braccia completamente estese e la zona superiore del corpo a livello muscolare contratta per mantenere una buona postura. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dell'anca, portando la ginocchia verso il petto in maniera alternata, con focus sulla zona centrale del corpo per quanto riguarda retto dell'addome, trasverso contratto per stabilizzare e zona lombare. Assicurati inoltre di respirare correttamente. Con questo esercizio alleniamo in particolar modo il core per quanto riguarda la resistenza. Se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online.